Allora, vediamo qual è l'idea generale che sta sotto al discorso che vogliamo fare. Quindi sia V, il setting è lo stesso, sia V uno spazio vettoriale, sia diciamo V, V doppio, un prodotto scalare in V. In V e sia V1, Vn una base di V e sia B la matrice associata, sia B la matrice associata al prodotto in quella base, associata al prodotto scalare in quella base. Allora, le domande che andiamo in quella base. Le domande che andiamo ad esaminare sono due e sono queste. Domande. 1. Se considero un'altra base, se considero una nuova base, diciamo, mettiamoci dei cappucci sopra, V1, Vn cappuccio. Come cambia la matrice? Come cambia la matrice associata? Quindi se conosco la matrice in una determinata base, poi dico no, voglio cambiare base. Come diventa la matrice nella nuova base? 2. Non è che posso scegliere la nuova base in maniera che la matrice diventi particolarmente semplice. Posso scegliere la nuova base, in modo che la matrice diventi semplice, in modo che la matrice diventi particolarmente semplice. Queste sono le domande. Sono domande analoghe a quelle che ci eravamo posti quando la matrice rappresentava l'applicazione lineare. Dicevamo, se cambio la matrice, se ho un'applicazione lineare e cambio la base, come cambia la matrice? La risposta qual era? Diventava la matrice simile, m alla meno 1 a n. Se scelgo bene la base, può diventare la matrice particolarmente bella? Sì, qual era la risposta? Era la diagonalizzazione o la forma di Giordano, a seconda dei casi. Adesso le risposte sono un po' diverse, anche se in un certo senso simili. E allora, la risposta è questa. Diamo subito la risposta e poi risposta. E poi faremo tutti i discorsi che c'è da fare per dimostrarlo, per vedere come funziona. Anzi, la risposta è questa. 1. Se M è la matrice di cambio di base, diciamo dalla vecchia alla nuova, diciamo dalla base vecchia che era quella senza i cappucci alla base nuova, com'è che si faceva questa matrice alla base nuova, diciamo quella con i cappucci, V1, Vn, allora la nuova matrice, che ovviamente chiameremo B cappuccio perché lavora nella base nuova, è data, verifica? Allora, qui abbiamo la matrice nuova, poi abbiamo la matrice che manda le componenti vecchie nelle componenti nuove, così uguale B. Questa è la relazione che verificano le due matrici. Cioè, è una specie della relazione che verificavano una volta all'epoca delle applicazioni lineari, semplicemente invece dell'inversa c'è la trasposta. Quindi invece di esserci m alla meno 1
AM, adesso c'è M trasposto. Quindi ripetiamo bene che cosa fa M. M prende le componenti rispetto alla base vecchia e le trasforma nelle componenti rispetto alla base nuova. E questa matrice qui rappresenta il prodotto scalare nella base nuova. E questo qui deve essere la stessa cosa che fare il conto nella vecchia. Adesso poi questa relazione qui la verificheremo. 2, la risposta è... Beh, intanto questo qui volendo motiva una definizione che poi, vabbè, diremo bene dopo. 2, allora posso scegliere la nuova base in modo che la matrice diventi particolarmente semplice? La risposta ovviamente è sì, e lo slogan è silvestrizzazione. La risposta alla domanda 2 è silvestrizzazione, cioè ogni matrice si può silvestrizzare, cioè quanto può diventare semplice la bicappuccio? La bicappuccio può diventare diagonale con sulla diagonale solo uni, zeri e meno uni, quindi una forma estremamente semplice. Posso fare in modo che bicappuccio sia diagonale con solo 0, 1 e meno 1 sulla diagonale. Quindi è una forma molto semplice. Quanti zeri, quanti uni, quanti meno uni? La terna di numerelli della forma quadratica associata al prodotto scalare. Il numero di zeri, il numero di 0, 1 e meno 1 coincide con n0, n più e n meno della forma quadratica associata alla matrice. Diciamo, associata al prodotto scalare. E questo è quello che dice la teoria. Quindi, se cambio base, cambio così. Questo vuol dire che data una qualunque matrice B, posso trovare una M in maniera che questo qui diventi semplicissimo, semplice quanto voglio. Allora, adesso vediamo di capire un po' perché funzionano queste cose qua. Beh, intanto prima di capire diamo una definizione che ormai è nell'aria. La definizione è, diciamo, due matrici B1 e B2 erano simili se esiste, diciamo, una M invertibile. Si intende ovviamente sempre matrici quadrate, n per n, tutto n per n. Se esiste M invertibile, tale che la similitudine era che B2 era uguale a M alla meno 1 per B1 per M. Questa è una definizione che avevamo già visto a suo tempo. Definizione nuova, due matrici si dicono congruenti, diciamo ora B1 e B2, matrici, e adesso in questo caso devono essere simmetriche, si dicono congruenti, quindi una volta avevamo definito la similitudine, simili, e adesso invece abbiamo definito la congruenza, si dicono congruenti. Se esiste una matrice M invertibile, tale che B2 è uguale a M trasposto per B1 per M. Quindi invece di usare l'inversa, si usa la trasposta. E in un certo senso la possibilità di usare la trasposta è molto più flessibile rispetto a usare l'inversa, perché adesso ogni cosa diventa con solo 0 e 1 e meno 1 sulla diagonale.
Mentre se usavo l'inversa come nella similitudine, veniva diagonale e nemmeno sempre, poteva venire in forma di Jordan. E va bene, adesso vediamo, diciamo, la motivazione della risposta 1. Motivazione, risposta 1. Motivazione, risposta 1, si tratta di fare un conto. Quindi non è niente di difficile. Quindi siano V e W due vettori in V. Siano X e Y le loro componenti rispetto alla base vecchia. La base vecchia era la base V1, Vn. Allora, che cos'è il prodotto scalare tra V e W? Il prodotto scalare tra V e W, abbiamo detto, si ottiene facendo Y trasposto, matrice B per X. Questa era sostanzialmente come funzionava la matrice in una certa base. Mettevo le componenti a destra e a sinistra, una trasposta, qui in mezzo mettevo la matrice e quello che ottenevo era il prodotto scalare. Ora, le componenti di V e W, rispetto alla base nuova, la base nuova è quella con i cappucci, sono, diciamo, X cappuccio, che è MX, perché M è la matrice di cambio di base, e Y cappuccio, che è MY. Dove M è come costruita? Dove M è la matrice? Dove, ricordiamolo, M ha come colonne, chi sono le colonne di M? Cioè, se devo costruire la matrice di cambio di base, ha come colonne le componenti. Le componenti di V1, Vn rispetto alla base nuova. Questa è la maniera di costruire la matrice di cambio di base. Bisogna sempre non scambiare questo con questo, insomma. Quindi quando voglio costruire la matrice di cambio di base dalla vecchia alla nuova, cosa uso come colonne? Come colonne uso le componenti degli elementi della base vecchia rispetto alla base nuova. Basta pensare cosa succede nel momento in cui ci metto dentro 1, 0, 0, 0, 0. Mi devono venire le componenti di V1 rispetto alla base nuova. E va bene. Diciamo, nella nuova base, diciamo, il prodotto scalare tra V e W deve essere uguale a Y cappuccio trasposto, matrice nuova, componenti nuove del vettore. Quindi deve funzionare tutto usando le componenti nuove e la matrice nuova. Ma allora questo deve essere uguale a quell'altro. Ma chi è Y? Questo qui che cos'è? È B cappuccio, X cappuccio abbiamo detto è MX, e qui mi diventa MY trasposto. Ma chi è MY trasposto? È il prodotto dei due trasposti nell'ordine inverso, quindi qui diventa proprio Y trasposto, M trasposto, B cappuccio, MX. Quindi uguagliando troviamo la relazione, meno male la relazione che ci interessava, cioè che Y trasposto BX, questo è uguale a Y trasposto per M trasposto per B
per m per x, il che è possibile se soltanto se il che è possibile se e solo se b è uguale a m trasposto per b cappuccio per m, che è la relazione che avevamo scritto prima. Ah, questa è una cosa, perché sostanzialmente qui cosa sto facendo? In un certo senso sto semplificando questo e semplificando la x. Perché si può fare questo? Quando, cioè, se due matrici, diciamo, magari questo mettiamolo come osservazione. Osservazione, abbiamo usato che abbiamo usato un fatto generale, abbiamo usato come fatto generale che se diciamo y trasposto b1x è uguale a y trasposto b2x per ogni x e per ogni y, allora la matrice B1 è uguale alla matrice B2. Questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo semplificato in un certo senso l'y trasposto da una parte e l'x dall'altra. Questo perché è vero? Questo è vero perché se uso, diciamo, questo è vero perché quando è che due matrici sono uguali? Due matrici sono uguali quando hanno nello stesso punto lo stesso elemento, no? Come faccio a far saltare fuori un elemento della matrice B1 usando opportunamente x e y? Se uso x che c'ha tutti 0 tranne un 1 e y che c'ha tutti 0 tranne un 1. Quindi, perché basta usare vettori x e y, che hanno tutti 0 tranne un 1 in una posizione specifica. Faccio un esempio, è inutile che mi metto a scrivere grandi indici. Se io sono una matrice A, B, C, D, E, F, G, H, I, e io voglio che alla fine venga fuori F, chi devo mettere qui e qui se voglio che venga fuori F? Questa è la domanda. Cioè, io dico che esiste un vettore da mettere qui e un vettore da mettere qui in maniera che questo venga esattamente F. Se io qui ci metto 001 e qui ci metto 010, questo mi seleziona esattamente F, perché quando faccio questo primo prodotto mi rimane soltanto l'ultima colonna, perché i due zeri iniziali uccidono le prime due. Quindi mi rimane soltanto l'ultima colonna. E a quel punto, facendo 01F contro l'ultima colonna, mi viene esattamente F. Quindi scegliendo dei vettori che hanno soltanto 0 e 1 nei posti giusti, io riesco a far venire qualunque elemento. È chiaro che uno può fare il conto bovino, però pensiamo che moltiplicare una matrice per un vettore così vuol dire fare la combinazione lineare delle colonne con questi coefficienti. Quindi questo vuol dire fare sopravvivere solo l'ultima colonna. Se io faccio questa matrice per questo vettore, sopravvive solo l'ultima colonna. E a quel punto, quando faccio questo per l'ultima colonna, mi rimane F. Se volessi far venire fuori B, che cosa farei? Metterei l'1 qui e qui un 1 in testa. È una battaglia navale, di nuovo. Si tratta, a seconda dell'elemento, diciamo, se voglio far sopravvivere solo, diciamo, l'elemento in posizione IJ, quindi riga I colonna J, uso e con I a destra, a sinistra, e con I trasposto a sinistra e con J a destra.
Quindi qui ho usato Econ 3 a destra perché volevo far sopravvivere l'elemento 2-3, quindi ho usato Econ 3 qui e qui ho messo Econ 2 trasposto. Insomma, se uno ci pensa un attimo, questo è quello che succede. Quindi due matrici sono uguali se tutte le volte che ci metto un Y trasposto da una parte e un X dall'altra ottengo lo stesso risultato, che è quello che abbiamo usato qui sopra. Adesso la domandona è come silvestrizzo una matrice. Quindi domanda, come silvestrizzo una matrice? Cioè come trovo una base tale che come silvestrizzo una matrice? E la risposta è una cosa che abbiamo già visto, con una specie di... Cosa vuol dire che alla fine la matrice diventa silvestrizzata? Cosa vuol dire che ci sono zeri fuori dalla diagonale? Vuol dire che se io faccio il prodotto scalare tra vettori diversi viene zero. Cosa ricorda questo? Le basi ortogonali. Come si facevano le basi ortogonali? Con GS. E quindi anche qui si usa GS. Come silvestrizza una matrice? Con una specie di GS. Con una specie di GS. Vediamolo in un esempio, così facciamo i conti. Esempio. Prendiamo una bella matrice B simmetrica. B. Facciamo un esempio semplice per partire. 1, 0, 0, 2, 4, 1, 1, 1, 1. Questo qui dovrebbe andare bene. Questa rappresenta un prodotto scalare, perché è una matrice simmetrica. Allora, voglio trovare una base, una base, chiamiamola V1, V2, V3, tale che, diciamo, VI scalare VJ, fatemi mettere una lettera B per dire che il prodotto scalare definito dalla matrice B, questo sia uguale a 0 se I è diverso da J. Questa è la prima fase. Questo cosa vorrà dire? Vorrà dire che in quella base la matrice è diagonale. Cioè, cosa succede sulla diagonale non lo so, perché sulla diagonale ci sono quelli uguali, con indici uguali. Però quelli con indici diversi vengono 0. Questo garantisce, diciamo, in questa base la matrice sarà sicuramente diagonale. In questa nuova base la matrice sarà diagonale. Nuova base, la matrice sarà diagonale. Sarà diagonale. Allora, in questo caso è molto facile. Perché è molto facile? È molto facile perché come vettore V con 1 posso prendere con 1 e non mi costa niente. Quanto viene il prodotto scalare tra V con 1 e V con 1? Questo qui è il prodotto scalare tra E1 ed E con 1. Quindi nella battaglia navale è questo 1 qua. Quindi questo qui è 1. Vabbè, ci interessa il giusto. Come V con 2, sono fortunato, posso prendere E con 2. Perché posso prendere E con 2? Perché quanto fa V1 scalare V2? Questo fa E1 scalare E2. E questo dove va a finire nella battaglia navale? Qui o qui. E sono gli zeri. Quindi questo qui è 0. E la cosa ci piace. Beh, già che ci siamo, quanto è il prodotto scalare tra V2 e V2? Rispetto alla matrice B. E questo è facile, è il prodotto scalare tra E2 e E2 rispetto alla matrice B e viene, e no, non viene 0, viene 2. Adesso devo trovare V3. Devo trovare V3.
Non posso usare E3. Non posso usare Econ 3. Perché? Per colpa di questi uni che ci sono in giro. Il prodotto scalare tra E3 e i precedenti vengono degli 1 e non ci piacciono. Allora cosa faccio? Facciamo una specie di Gram-Schmidt. Diciamo, ci sono due modi. Primo modo, quindi cerco E3, cerco V3 del tipo A, B, C e gli impongo di avere prodotto scalare nullo con V1 e V2. Gli impongo di avere prodotto scalare nullo, di avere prodotto scalare nullo con V1 e V2. Allora, come calcolo il prodotto scalare tra V1, prodotto scalare tra V1 e questo fantomatico V3? Come lo posso calcolare? Io lo calcolerei usando la matrice. Cosa faccio? Metto ABC qui, posso metterlo indifferentemente a destra o a sinistra perché tanto la cosa è simmetrica, qui uso la matrice che c'era 1, 2, 4, poi qui c'erano 0, qui c'erano 1, e poi moltiplico per V1 che era E1 che era questo. Che cosa diventa questo conto? Diventa ABC moltiplicato sostanzialmente la prima colonna, e quindi diventa A più C. Quindi noi vogliamo che questo sia 0. E adesso devo imporre che il prodotto scalare tra V2 e V3 faccia 0. Il prodotto scalare tra V2 e V3, se gli impongo che faccia 0, devo fare ABC, per la solita matrice B, che non sto a riscrivere perché tanto ce l'ho sopra, e qui c'ho 0, 1, 0. E quindi cosa mi diventa? Mi diventa ABC, moltiplicare la matrice per 0, 1, 0 vuol dire salvare la seconda colonna, quindi diventa 0, 2, 1, e quindi diventa 2B più C uguale a 0. E quindi abbiamo ottenuto come equazioni, quindi devo risolvere il sistema, il sistema A più C uguale a 0 e 2B più C uguale a 0. Vabbè, ormai siamo abituati a fare queste cose, insomma una possibile soluzione è V3 uguale, metto C uguale a, che ne so, metto B uguale a 1, C diventa meno 2 e A diventa 2. Vediamo un po' a posteriori che funzioni, A più C fa 0, sì, A più C fa 0 e 2B più C fa 0. Quindi questa è una possibile soluzione. Quindi diciamo una base è questa, 2, 1, meno 2. Quindi diciamo una base, diciamo B ortogonale, una base B ortogonale è V1, V2, V3 con V1 uguale, diciamo, 1, 0, 0, V2 uguale 0, 1, 0 e V3 uguale 2, 1, meno 2. In questa nuova base la matrice è fatta come? Allora, abbiamo detto 1, 2, qui cosa devo mettere? Qui devo mettere il prodotto scalare di V3 con se stesso.
no? Perché qui c'è il prodotto scalare di V1 con se stesso, qui quello di V2 con se stesso, qui quello di V3 con se stesso, gli altri sono zeri perché li abbiamo cercati in maniera che siano a due ortogonali, quindi qui devo mettere il prodotto scalare di V3 con se stesso. Come calcolo il prodotto scalare di V3 con se stesso? E devo fare un conto. Devo fare un conto, prodotto scalare di V3 con se stesso, il prodotto scalare di V3 con se stesso è 2, 1, meno 2, matrice, che era 1, 2, 4, qui c'erano degli uni, qui c'erano degli zeri, moltiplicato 2, 1, meno 2. Questi erano i conti che facevamo all'epoca delle forme quadratiche. No, all'epoca delle forme quadratiche mettevamo lo stesso vettore a destra e a sinistra di una matrice quadrata, simmetrica. Quindi questo diventa 2, 1, meno 2. Quando vado a fare questo, cosa diventa? 0, 0, 2, 1, meno 2, 2, è tutto 0, 2, 0 per 2, qui diventa 2, meno 2, qui diventa 0, e qui 2, più 1, 3, 3, meno 8, meno 5, e quindi questo diventa 10. Quindi qui in questa matrice ci va a finire 10. Dove 10 è, questo qui è V3 scalare V3. È V3 scalare V3. Quindi questa qui è la matrice, in questo caso, B cappuccio. Allora, facciamo la verifica. La matrice di cambio di base, la matrice di cambio base, di cambio base M, la matrice che ha come colonne 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 2, 1, meno 2, questa rappresenta il cambio da dove a dove. Queste sono le componenti, questa rappresenta il cambio, rappresenta il cambio, diciamo, dalla nuova che è V1, V2, V3, alla vecchia e con 1 e con 2 e con 3, e con 1 e con 2 e con 3. Dovrebbe quindi succedere, succedere che la matrice vecchia, quindi la matrice vecchia era la 1, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 0, 0, dovrebbe succedere che questa qui è uguale a questa qui, 1, 2, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e vabbè, qui metto M e qui metto M trasposta, e scrivo fare il conto per verifica, fare il conto per verifica, fare il conto per verifica. E va bene, questo, quell'altro, questa è la matrice. No, al contrario, M trasposto vanno qui e qui. Qui ci va M, qui ci va M trasposto, qui ci va M, e questo qui deve venire questo qua. E va bene. Allora, in questo modo non l'abbiamo ancora silvestrizzato, in questa maniera abbiamo semplicemente diagonalizzato. Come faccio per fare in maniera che, come faccio per fare in maniera che diventi diagonale con tutti i uni? Quindi in questo caso posso fare in modo, in questo caso posso fare in modo che vengano tutti uno sulla diagonale. In questo caso posso far venire tutti uno, posso far venire tutti uno, tutti uno sulla diagonale.
Beh, questo 1 che cos'era? Questo 1 era il prodotto scalare di V1 con se stesso. E questo va benissimo. Quindi noi sappiamo che V1, scalare V1 rispetto alla B, questo fa 1 e ci va bene. Adesso noi sappiamo che V2, scalare V2, questo qui fa 2. Se volessimo che questo venisse 1, che cosa devo fare? Basta che divido per... non per 2, perché se divido per 2 mi diventa un quarto. Devo dividere per radice di 2. Quindi diciamo V2 diviso radice di 2, V2 diviso radice di 2, questo qui fa 1. Quindi questo qui sarà il nuovo vettore, diciamo V2 cappuccio, che è V2 diviso radice di 2, cioè sostanzialmente dopo che ho ortogonalizzato, come faccio a ortonormalizzare? Divido per le radici del prodotto di un vettore con se stesso, non per il numero, divido per la radice. E vabbè, V3 diviso V3, V3 diviso V3, B, questo qui è uguale a 10, quindi quello che devo ottenere devo dividere per radice di 10, per V3 diviso radice di 10 è uguale a 1. Quindi in conclusione la base silvestrizzante è il primo andava bene, il secondo va diviso per radice di 2, quindi il secondo è questo, e il terzo, che cos'era il terzo? Era il 2, cos'era? 2, 1, meno 2. 2, 1, meno 2 va diviso per radice di 10. 2, 1 su radice di 10, meno 2 su radice di 10. Questa è la base silvestrizzante. Cioè, in questa base, la matrice diventa diagonale. Facciamo un altro esercizio, sempre con questo prodotto scalare qua. Esercizio sempre con lo stesso prodotto scalare, sempre con il prodotto scalare di matrice 1, 2, 4, 0, 0, 1, 1, 1, 1, trovare una base ortogonale. Trovare una base B ortogonale i cui primi due vettori stiano nel piano x più y più z, x più y. Anzi, x meno y più z, x meno y più z uguale a 5, uguale a, no, ovviamente uguale a 0. Quindi trovare, questo è troppo facile. Cambiamo la matrice, dai. Con il prodotto scalare cambiamo la matrice, mettiamoci 1, 2, 3, 1, 1, meno 1, meno 1, 0, 0, così. Allora, come faccio a trovare una base B ortogonale i cui primi due vettori stiano in questo piano qua? Cosa devo fare? Devo intanto prendere, diciamo, il piano è questo. Il piano è, scelgo una base di R3, scelgo una base di R3, che cominci con due vettori del piano, e poi la ortogonalizzo con GS. La B ortogonalizzo
con GS, con GS rispetto a B. Vediamo come succede. Allora, prendiamo una base di R3 che incominci con due vettori del piano. Prendiamo due vettori del piano. Due vettori del piano. 1, 1, 0, V2, 0, 1, 1. Vedo a occhio che risolvono il piano, vedo a occhio che risolvono l'equazione del piano. Un terzo vettore che sia ortogonale a questi due? Posso praticamente spararlo a caso? Andrà bene? Come faccio a verificare che vada bene? Metto matrice e vedo che funzioni. No? Metto matrice 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Vedo che questa qui è determinante diverso da 0, perché quando faccio la plus rispetto all'ultima riga mi diventa soltanto questo, e questo qui è determinante diverso da 0. Quindi il determinante è meno determinante di tutto questo è 1, determinante uguale a 1 diverso da 0, quindi sono una base. Questa è un'operazione fatta, sono una base. Quindi è vero che i primi due sono una base del piano, ed è vero che messi così tutti e tre sono una base di R3. Adesso ortogonalizzo con GS. Adesso ortogonalizzo, B ortogonalizzo con GS. B ortogonalizzo con GS. Quindi che cosa faccio? Pongo V1 cappuccio e V1. Adesso V2 cappuccio. V2 cappuccio come si definisce? Si definisce come V2 meno... Cosa bisognava fare? Bisognava fare il prodotto scalare tra V2 e il primo vettore di prima, diviso il prodotto scalare tra il primo vettore di prima, tutto moltiplicato per V1. Questo era GS. L'unica differenza è che adesso i prodotti sono B prodotti. Per il resto è tutto completamente uguale. Adesso si tratta un attimo di calcolare i prodotti scalari tra questi vettori. Che cosa fa il prodotto scalare tra V1 e V1 rispetto? Quindi il prodotto scalare tra V1 cappuccio e V1 cappuccio, che altro non è che il prodotto scalare tra V1 e V1, perché sono uguali. Il prodotto scalare tra V1 e V1 rispetto a questa cosa qua. Che cosa devo fare? Devo fare questo vettore per questa matrice, per quel vettore messo di là. Dico bene? Quindi devo fare è un conto. Devo fare 1, 1, 0, 1, 1, 0. Qui ci devo mettere la matrice che è 1, 2, 3. Poi cosa ci ho messo? 1, 1, 0, 0, meno 1, meno 1, moltiplicato 1, 1, 0. E quindi questo diventa 1, 1, 0, e moltiplicando questi due diventa 2. Cosa diventa? 2, 3, meno 1? 2, 3, meno 1. 1, 1 fa 2, fa 3, fa meno 1. Moltiplicando 2 più 3 fa 5. Quindi questo denominatore fa 5. Adesso quanto fa il prodotto scalare tra V2 e V1? Il prodotto scalare tra V2 e V1 bisogna calcolarlo. Il prodotto scalare tra V2 e V1 cappuccio rispetto alla forma B. Questo qui è il prodotto scalare tra V2 e V1. E quindi è praticamente lo stesso conto di prima, semplicemente adesso bisogna mettere, invece che metterci 1, 1, 0, V2 era... Dov'era V2? 0, 1, 1, 0, 1, 1, stessa matrice, stesso vettore 1, 1, 0, matrice per vettore l'abbiamo già fatto, quindi questo diventa 0, 1, 1, moltiplicato 2, 3, meno 1.
E quindi facendo questo cosa diventa? 3 meno 1 diventa 2. E quindi V2 cappuccio è uguale a V2, che è 0,1,1, meno, questo qui sopra l'abbiamo calcolato, è 5, quello sotto è 2, meno 5 mezzi, moltiplicato V1 cappuccio, che è V1 cappuccio, che era 1,1,0. E quindi alla fine diventa il vettore, cosa? Era 2 quinti? Sì, era 2 quinti, grazie. Era 2 quinti, quindi diventa meno 2 quinti, meno 2 quinti, poi 1 meno 2 quinti fa 3 quinti, e qui diventa 1. Se mi stanno antipatiche le frazioni, posso usare meno 2, 3, 5. Quindi volendo posso usare anche, volendo, posso usare anche, come V2, posso usare anche meno 2, 3, 5. E adesso il passo finale, se voglio determinare quell'altro, passo finale, per trovare V3, passo finale, trovo V3 con la formula, qual è la formula di GS per calcolare V3? Cappuccio dice prendi V3 e ci togli V3 W1 diviso W1 W1, dico W ma sono V semplici, non so perché, per V1 meno V3 W2 diviso c'è qualche conto da fare, qualcosa l'abbiamo già calcolato, ad esempio questo l'abbiamo già calcolato, gli altri si calcolano e verrà quello che deve venire. Questo è un primo modo, c'è un secondo modo. Che cosa deve averci il vettore V3? Deve essere ortogonale agli altri due. Imposto il sistema come abbiamo fatto prima, viene un sistema di due equazioni in due incognite. Adesso dipende quale dei due è più comodo. Diciamo in alternativa cerco V3 cappuccio del tipo ABC e gli impongo di essere ortogonale agli altri due. E gli impongo, diciamo, V3, V1 uguale a 0 e V3, V2, ma tutto sempre rispetto alla forma B, uguale a 0. E viene un sistema di due equazioni in tre incognite, quindi ci sono abbondanti soluzioni. E viene un sistema di due equazioni in tre incognite. E quindi lo risolvo e trovo quel che devo trovare. Insomma, c'è qualche conto da fare, perché bisogna, insomma, i prodotti scalari, quando era il prodotto scalare canonico era facile, prima componente, seconda per seconda, terza per terza. Adesso, tutte le volte che voglio calcolare il prodotto scalare tra due tizi, devo metterci in mezzo la matrice che non è la matrice identica. E vabbè, si fa, voglio dire. Sì. La normale del piano... questa è una bella domanda, perché uno dice, no, io una volta usavo 1 meno 1, 1, no? Come terzo vettore ortogonale al piano, ma qual è l'ortogonale rispetto al prodotto scalare classico? Adesso qui mi serve un prodotto scalare, adesso il prodotto scalare è bastardo e quindi il vettore normale al piano è bastardo pure lui, e si ottiene col W3 fatto in questo modo. Diciamo, col prodotto scalare classico andava bene, usavo 1 meno 1, 1, ottima osservazione, adesso non posso più farlo, questo è importante. Bisogna fare, perché diciamo i vettori ortogonali non sono più ortogonali nel nostro senso mentale che l'angolo è 90, sono ortogonali nel senso che il prodotto scalare fatto con la matrice strana viene 0. E va bene.